La figura dello stagista è sempre stata ricoperta da ragazzi usciti dall'università o con poca esperienza che vengono affiancati a persone competenti che li aiutano a crescere durante il loro percorso formativo e professionale. Però stavo riflettendo su una cosa. Se tu sei l'amministratore di un'azienda e vuoi lanciare la tua idea piuttosto che il prodotto, servizio o il brand in quello che è il mondo digitale, chi selezioneresti come figura del social media marketing, che a mio avviso è uno dei ruoli aziendali più importanti? Un adulto o magari anche un diciottenne? Io personalmente anche un dodicenne, ma anche perché l'era digitale è plasmata dai giovani, quindi chi meglio di loro? Quindi cambia il percorso formativo per poter avere dei requisiti idonei per ricoprire la posizione, ad esempio, del social media marketing. Nel senso, prima lunga gavetta in diversi ambiti aziendali, per lo più commerciali, per poi riuscire a ricoprire dopo anni la figura del marketing manager. Oggi, se un ragazzo lavora o semplicemente fa quello che ama divertendosi, avendo un riscontro reale nel web, ha credibilità e sa come aiutare l'azienda ad essere più credibile nel mercato. Quindi il vecchio manager e il nuovo manager collaboreranno sempre più insieme per poter andare ad eliminare le lacune di entrambi. Ma la cosa bella è che il vecchio manager ha la possibilità ogni giorno di poter apprendere sempre di più dal giovane manager o da ragazzo. Quindi, tornando a quello che stavo pensando, oggi chi è il vero stagista tra i due?